conosciute, prima o poi inizieremo anche con il sanscrito, l'etrusco, per il momento va bene così. Però io di recente ho assistito ad una scena che non pensavo di poter vedere. Eravamo alla Pisa Book Festival, dove Maurizio De Giovanni è stato ospite d'onore nell'ultima domenica, e il libro non era ancora uscito. Vipera infatti ufficialmente esce oggi. Eppure non so quante persone, in maniera più o meno semiclandestina, già ne erano in possesso, alcune addirittura già non avevano finito. Ecco, sono cose che qui non siamo ancora abituati. Io mi chiedo come si vive anche con il peso di attese così importanti, con tutta questa passione, questo affetto che ti circonda. Sembra davvero che tra te e i tuoi lettori ormai si è stretto un legame affettivo talmente forte che ti guida, ti anticipa quasi i tuoi passi. Ecco, cosa si prova? Buonasera a tutti e grazie. Io credo, fosse stato a Napoli e non Pisa, sono convinto che ci avrebbero accusato di aver fatto le fotocopie. Vedere 500 copie vendute il giorno prima che il libro esca, insomma, è stato abbastanza emozionante. Io non riesco a prendermi questo merito, ti dico la verità. Continuo a credere che il merito vada a Ricciardi, poi in effetti, perché infatti io non riesco mai, tu lo sai, vengo anche preso in giro per questo, non riesco mai a dire io ho venduto, io ho scritto, io dico sempre Ricciardi, perché in effetti è così, cioè Ricciardi ha, la mia scrittura è diversa, io quando scrivo altre cose scrivo con tutto un altro tono, e mi dicono sempre, sembrano scritte da due persone diverse, anche col coccodrillo è successo questo. Quando invece scrivo Ricciardi è come se scrivesse attraverso di me, quindi io credo di essere qui in rappresentanza di Ricciardi, e sono contento, perché poi sono quelle grandi lotte che determinano tutto nella vita, no? Il bene e il male, l'amore e l'odio, Bersani e Renzi, cioè sono quelle contrapposizioni che informano di sé un po' tutto. Quindi io credo che sia questa dialettica che colpisce particolarmente Ricciardi, perché il bene e il male si cambiano di posto molto velocemente. Io sono orgogliosissimo di essere il portatore di questo, anche perché, e devo darmene conto, voglio darmene conto, è molto amato, sono molto amati questi libri fuori di qui, fuori da Napoli. Io chiaramente pretendo che la mia prima presentazione sia fatta qui, e ne sono felice, perché io credo che noi tutti dobbiamo restituire alla città quello che la città ci dà. Perché è una città che ci fa buttare il sangue, è una città che prende tutte le nostre maledizioni diverse volte al giorno, però è anche una città che ci regala tantissimo, una città che ci regala delle peculiarità, delle caratteristiche che sono uniche. E io credo che gli scrittori, come i cantanti, come gli attori, come tutti, come i pittori, come tutti quelli che fanno qualcosa di originale, debbano innanzitutto restituirlo a questa città. Quindi io vi rendo conto volentieri, da ambasciatore, della grande voglia di Napoli, della grande voglia della bella parte di questa città che c'è, troppo spesso, poiché silenziosa e poiché non rumorosa, retroposta rispetto alle altre Napoli, ma tutta la voglia di questa bella parte di questa città che c'è altrove in Italia. Quindi io volentieri vi porto l'abbraccio affettuosissimo di tutti gli innamorati di quella Napoli attraverso Ricciardi che c'è nel resto di questo paese. Allora io entrerei subito nel mondo di Vipera, c'è un incipit molto, molto forte. Io ricordo quando per la prima volta Maurizio l'ha letto durante una presentazione. Cosa è successo? Una delle mie ragazze, la più cara, come una figlia per me, la più bella, la più dolce, si soffiò rumorosamente il naso in un fazzoletto estratto dalla manica. Ricciardi attendeva Maione e sospirò alzando gli occhi al cielo. Una delle mie ragazze, Madonna Santa, non riesco a crederci che proprio qui in casa mia, dove regnano l'amore, la serenità, il piacere. Signor, vi prego,
Lo sappiamo benissimo dove stiamo e che si fa qua dentro. Dati in questo, come si dice, questa casa di piacere, bordello è un'espressione un po', come dire, esagerata per il mood che adopo di tu. Bon, insomma, casa di piacere, casa di appuntamenti. Beh, mettiamola in questa maniera. Maurizio, quando parla di, vabbè, diciamo così, di mignotte e di bambini, un rituale che comincia dalla settimana prima con la partita del Napoli che precede la presentazione. Napoli del Napoli. Che quando finisce come è finita per l'appunto l'ultima partita, il destino del libro ne rimane positivamente influenzato. Io sono molto lieto di dirvi che prevedo un buon destino per questo libro. L'invito di Marco Lombardi, che lo dico al fine di propiziare il linciaggio che sono convinto che sanamente avverrà alla fine della presentazione del Juventino, quindi è una spallata definitiva. Però devo dire, anzi, proprio per questo di calcio non capisce nulla. Ed è una cosa che se ci pensate va d'accordo, insomma. Fatto di essere Juventino e di non capire di calcio. Che imponeva, non so se qualcuno ricorda, la religione cattolica, era un rituale che c'era all'epoca ed era appunto una maniera di intendere questa, la Pasqua per come si intendeva allora, cioè quindi con un grosso momento di penitenza. Però era anche la prima settimana di primavera. La prima settimana di primavera risveglia tutta una serie di sensi e di emozioni che io volevo raccontare, e il bordello è il posto ideale per raccontare questa cosa. Allora io mi sono un po' informato e ho scoperto questo meraviglioso gruppo che si chiama Insolita Guida, che è formato da ragazzi che